Also, ich möchte einige philosophische Gedanken beisteuern. Desidero esporre dei pensieri filosofici, quindi in contrapposizione a quello che avete ascoltato fino adesso, sia dal punto di vista formale che dei contenuti. Per quanto riguarda la questione se esiste una dimensione etica della tecnologia dell'internet oppure più generalmente della tecnologia delle informazioni, se appunto esiste o non esiste, e cercherò di avere un approccio di tipo filosofico sempre quando la dottoressa Maveglia organizza un evento, è sempre interdisciplinare, questo significa che si ascoltano diverse prospettive, quindi quello che esporrò io appunto sarà abbastanza filosofico. Penso che molti di voi abbiano un background tecnologico, quindi adesso non parlerò molto degli aspetti tecnologici, lo potremo fare eventualmente nella discussione, sicuramente ci saranno anche delle tematiche controverse. Ho suddiviso la mia presentazione in tre parti. Prima di tutto, cosa cambia con le nuove tecnologie delle informazioni e quindi soprattutto attraverso l'internet. Seconda parte, gli aspetti etici di questi cambiamenti. E il terzo capitolo sarà praticamente l'interpretazione dell'etica, quindi con il rapporto tra l'etica e la politica, quali sono gli aspetti politici che derivano appunto dall'internet. Due aspetti che naturalmente sono collegati gli uni agli altri. Altri e che non si possono dividere. Inizio con delle osservazioni eterodosse sulla questione cosa cambia con l'internet. Beh, dall'inizio, e questo non vale solo per queste tecnologie, ma vale per qualsiasi nuova tecnologia da quando seguiamo appunto la storia della tecnologia, ci sono due, diciamo, opinioni o reazioni caratteristiche anche contrarie nei confronti dell'avvento di nuove tecnologie. Si potrebbe dire che da una parte ci sono gli euforici e dall'altra parte gli apocalittici. Non appena c'è l'avvento di una nuova tecnologia, questa desta delle paure in coloro che hanno paura di perdere qualcosa di familiare e invece desta delle speranze per un mondo migliore in quelli che sono appunto gli euforici. Si può dire che entrambe le reazioni sono isteriche, che io adesso cercherò di trovare una, diciamo, la via di mezzo abbastanza obiettiva per farvi vedere che entrambi sbagliano e abbiamo già alcuni decenni di queste esperienze con questo sviluppo di tecnologie, possiamo affermare questo. E in questo contesto vorrei adesso problematizzare, diciamo, un'opinione che è un concetto un po' ironico, ma quello che abbiamo visto è che è l'abitudine a distinguere i cosiddetti digital natives dai cosiddetti digital immigrants, e tutti i giovani genitori che hanno dei bambini sanno di che cosa sto parlando, oppure anche degli insegnanti che hanno il compito appunto di insegnare appunto queste nuove tecnologie delle informazioni e sono abbastanza frustrati perché si rendono conto che gli allievi sanno utilizzare queste tecnologie meglio di loro, oppure denigrando un po' il proprio ambiente, anche il reparto IT nelle grandi amministrazioni come quella di una grande università, che naturalmente non potrebbero più andare avanti senza gli assistenti di ricerca, perché non si capisce molto bene chi insegna cosa a chi. Però diciamo, è vero che alcuni crescono con una tecnologia, altri invece devono impararla faticosamente, però si può dire che è sbagliata questa idea, questo concetto, e quindi ci si stupisce che ancora se ne parli, perché qualcuno deve aver pur permesso l'introduzione di queste tecnologie nelle nostre culture, nelle nostre società. Ma chi era? Chiamiamoli i pionieri digitali, cioè coloro che sono cresciuti con Atari, con i primi computer, all'inizio dovevano lottare moltissimo. Io ero portavoce degli assistenti di ricerca dell'Istituto Geschwister Scholle, avevo fatto all'amministrazione alle epoca negli anni 80 la proposta di acquistare un computer per ogni cattedra, e sono stato deriso all'epoca perché si pensava che non fosse assolutamente necessario avere questi computer e sarebbe stato utile solo un computer per istituto. Ecco, queste le lotte degli inizi, e quindi praticamente questi erano i problemi che avevano una dimensione completamente diversa da oggi, dove appunto tutto si è evoluto, quindi l'introduzione di questa tecnologia e anche il cambiamento graduale della comunicazione scientifica, che erano i precursori
quelli che dopo i militari avevano utilizzato questa tecnologia. La tecnologia, non dobbiamo dimenticarceli, era stata utilizzata per primo dai militari, perché si trattava all'epoca proprio di garantire il secondo colpo nucleare, quindi la capacità di rispondere con un colpo nucleare. Questa tecnologia dell'internet è nata in quel campo e sono gli stessi, appunto, i precursori che poi vogliono rimanere sempre up to date, e quindi sono loro che hanno introdotto queste tecnologie, che l'hanno inserita nelle nostre comunità e società. Torniamo adesso al confronto tra gli apocalittici e gli euforici. Il tutto ha una dimensione profonda e anche di tipo filosofica. Io la chiamo tecnicismo, quindi l'ideologia tecnicistica. E questa tecnologia, questa ideologia tecnicista dice: a seconda della tecnica che noi utilizziamo, questo porta ad una riformazione delle forme di vita umana. Quindi la tecnica, la tecnologia determina le forme di vita umana. Se uno considera più attentamente, questa tesi è di origine marxista, perché qual è il motore della storia per Marx? La tecnica, più precisamente le forze produttive, perché le forze produttive trasformano la natura o influenzano la natura, trasformano gli oggetti naturali in oggetti di consumo, in valori di oggetto, e questa influenza ha, per così dire, una dinamica intrinseca, che non è qualcosa che si può definire un auditum storico, qualcosa che è aggiunto dagli uomini, ma dipende proprio dalla tecnica stessa, quindi è una mistificazione del pensiero marxista. Le forze produttive hanno una loro stessa dinamica e quindi sono il motore vero e proprio della storia. Questo è il nocciolo marxista di questa teoria. I rapporti di produzione invece hanno una tendenza a persistere, utilizzano le forze produttive nella forma dei rispettivi rapporti di produzione, e la dinamica propria delle forze produttive fa sì, nella filosofia della storia marxiana, che i rapporti di produzione vengano spezzati da una rivoluzione, che si stabiliscono nuovi rapporti di produzione adatti al nuovo livello delle forze produttive, quindi rapporti di proprietà, rapporti nella produzione di cose, e poi ritorna una fase nella quale aumenta il conflitto tra la propria dinamica delle forze produttive e appunto la persistenza del rapporto di produzione, e si arriva di nuovo a una rivoluzione sociale. Non tutti i rappresentanti del tecnicismo sanno che si tratta qui di una specie di teoria marxista che loro rappresentano. Si potrebbe dire, se pensiamo per esempio in termini estremi come Hitler, l'ideologia sarebbe quella: non c'è una condizio umana, quindi non c'è nulla che resiste ai cambiamenti delle forze produttive, ma le condizioni tecniche dell'esistenza umana definiscono quello che caratterizza l'essere umano. E quindi questo Hitler, quando era più anziano, ha pensato in modo presocratico e greco classico, e questo mi fa quasi sorridere. Era probabilmente il tentativo di attenuare le implicazioni nichilistiche. Comunque, questo approccio tecnicistico viene collegato con un approccio idealista, cioè il mondo in se stesso, questa è la tesi dei realisti, non esiste, c'è cioè un mondo che è indipendente da coloro che appunto si occupano di questo mondo, che osservano questo mondo oppure che creano delle teorie su questo mondo. Il mondo non è il risultato di teorie da solo. È possibile che ci sia una descrizione neutra del mondo, ma il mondo non è una condizione epistemica. Questo lo dicono i realisti. Gli idealisti invece dicono: il mondo è una condizione epistemica, non è null'altro che una condizione di sapere di chi e di che cosa. E allora, se noi consideriamo queste due prospettive, il tecnicismo
tecnicismo e l'idealismo, oppure il costruttivismo, come si dice oggi, se le colleghiamo, effettivamente ne deriva un modo di vedere in base al quale la dinamica propria dello sviluppo tecnico scopre o rende irrilevante le norme, quindi tutto ciò che viene considerato le norme dello sviluppo tecnico. Non vorrei adesso fare delle riflessioni di tipo pragmatico. Alcuni parlano del tramonto dell'era di Gutenberg, quindi che questo tramonto sia dovuto alle nuove tecnologie. Si pensa che l'epoca o l'era di Gutenberg iniziasse con la possibilità della stampa, poi c'è stata la fase transitoria dell'incunabolo e poi appunto il prodotto di massa, libro, appunto la stampa, che all'inizio era un progetto di elite, ma poi è diventato un prodotto di massa, almeno quando si trattava di un prodotto così importante come la Bibbia. E la tesi in questo caso era: in questo modo si stabilisce una cultura della scrittura che sostituisce una cultura vecchia improntata sulle immagini e che soltanto attraverso la concentrazione sulla pura scrittura permette, rende possibile un determinato tipo, una determinata logica della discussione pubblica e di conseguenza la nascita delle scienze. La fine dell'era di Gutenberg dice che praticamente siamo di nuovo in un momento in cui noi stabiliamo una cultura delle immagini iconografiche che sostituisce la vecchia cultura della scrittura. In questo modo rende obsoleta anche le vecchie forme della logica della interazione comunicativa. E molti fattori sono irritanti. Prima di tutto ci irrita il fatto che la storia della scienza non si sviluppi seguendo questi cambiamenti epocali, queste spaccature. La storia della scienza ha delle spaccature, delle nuove formazioni, ma queste nuove formazioni sono sorprendentemente indipendenti dalla rivoluzione tecnica. Con la stampa per la scienza non cambia nulla. Naturalmente la comunicazione migliora, le possibilità di comunicazione e anche naturalmente si imparano più cose, la conoscenza è maggiore e poi non è più necessaria la faticosa trascrizione dei monaci amanuensi nei conventi, quindi non ha più un ruolo così importante, ma questi sono dei cambiamenti marginali, un miglioramento della comunicazione scientifica, ma non cambiano il contenuto dello scambio del pensiero scientifico. Secondo me non lo cambiano praticamente per nulla. E qui naturalmente si potrebbe entrare in dettaglio, ma comunque secondo me un serio cambiamento epocale rappresentato piuttosto dal primo Rinascimento italiano, con la riscoperta delle figure di pensiero antico, dei testi antichi. Questo sì che è veramente una spaccatura, un cambiamento molto epocale, mentre la stampa non lo è stato. Lo stesso vale per la rivoluzione tecnica attuale, quindi della comunicazione. Fino adesso non si vede che le possibilità date dalla comunicazione via internet abbiano cambiato in qualche modo le forme di comunicazione scientifica, il modo in cui vengono trasmesse, sì, naturalmente, ma non i contenuti, i tipi di argomentazioni, le figure giustificative e qualcosa di simile. Ecco, che le abbiano appunto cambiate in qualche modo. Anche qui credo che ci troviamo in presenza di una massiccia esagerazione, quasi una caricatura degli influssi che i cambiamenti tecnologici indubbiamente hanno sui modi di interagire e soprattutto di comunicare. Nella forma, diciamo, alterata, sfalsata di presentazioni di aziende o di qualcosa di simile, anche ciò che l'economia chiede all'istruzione, allora questa tesi della cultura modificata dall'internet ha praticamente una immagine o ci dà l'impressione che noi viviamo in una società della conoscenza, del sapere, cosa che non facevamo prima, e che l'istruzione debba praticamente adattarsi a queste nuove sfide della società della conoscenza. È interessante sapere
Sappiamo che dal 2500 anni c'è un chiarimento filosofico, e se adesso consideriamo il background di questo chiarimento filosofico, dobbiamo naturalmente respingere questa caratterizzazione. Sarebbe più giusto parlare di società dei dati, secondo me di società dell'informazione, società dei dati, società dell'informazione, ma non bisogna parlare di società del sapere, perché il sapere è uno dei, diciamo, termini di cui si è discusso più intensamente a livello filosofico. E se in questa sostanza, dall'epoca del Teeto di Platone, si è cercato sempre di chiarire, e questa sostanza è rimasta tale quale con un diciamo completamento attraverso Gettier negli anni 60, un completamento sostanziale, allora il sapere non è una convinzione che ha a che fare con la realtà, o meglio che corrisponde alla realtà. Se qualcuno di voi mi dice quali saranno i numeri che verranno estratti all'otto, mi fa una prognosi, io potrei rispondere: non lo può sapere. Allora questa questione, o meglio questa obiezione, lei non lo può sapere, se mi dite io so cosa sarà estratto, questa è giusta anche se questi numeri effettivamente verranno estratti. Solo gli esoterici possono pensarla diversamente, perché possono dire, affermare, effettivamente si possono sapere prima queste cifre o questi numeri che verranno estratti, oppure in base al Teeto di Platone nessuno può avere un buon motivo per la convinzione del fatto che questi saranno i numeri estratti all'otto. Non c'è la possibilità di un buon motivo razionale per la convinzione di sapere i numeri che saranno estratti. Se fosse così, non è importante se alla fine effettivamente verranno estratti questi numeri o no. La persona che lo ha affermato non lo poteva sapere. O in altre parole, il sapere non è soltanto l'opinione vera, qui accostandoci al dialogo di Platone Teeto, ma il sapere è un'opinione vera, ben motivata, obiettivamente messo tra parentesi, possiamo anche litigare su questo, quindi opinione vera, obiettivamente ben motivata, virgola, con una qualificazione che purtroppo è necessaria da quando Gettier ci ha dimostrato che queste due condizioni non sono sufficienti per parlare del sapere. Farò tra breve un esempio. Questa qualificazione deve aggiungersi, e la discussione ancora non è stata completata, per vedere appunto come essere più precisi, nonostante appunto questo testo sia già di 500 anni fa. L'esempio di Gettier lo farò, o meglio non proprio l'esempio di Gettier, ma qualcosa di simile o forse anche più comprensibile. Immaginiamoci che voi siate in vacanza in un'isola greca e volete ritornare sulla terraferma e per poi prendere l'aereo e ritornarvene a casa vostra. Sappiamo che su questa isola i collegamenti marittimi, per quanto riguarda la puntualità, gli intervalli, non sono così affidabili e delle volte addirittura molto inaffidabili. Questo è naturalmente un cliché, ma comunque un luogo comune. Per questo motivo voi ve ne state in camera in pensione, guardate dalla finestra prima di appunto fare le valigie e scendere al porto, di vedere appunto se questo traghetto arriva. Non arriva, o magari questo traghetto arriva 4 ore dopo, non arriva, quindi aspettate alla finestra, poi 20 minuti prima dell'orario di partenza vedete arrivare un traghetto al porto, quindi dite meraviglioso, chiudete le valigie, scendete, andate giù al porto, entrate sul traghetto, salite sul traghetto, tornate a casa, quindi era chiaro per voi, sapevate che doveva arrivare questo traghetto perché avete visto che dovevate arrivare, che arrivava questo tragitto, poi avevate anche ragione, è arrivato eccetera. A posteriori però scoprite che eravate sul traghetto giusto, siete partiti all'orario giusto, puntuale, tutto vero, ma purtroppo il traghetto che avevate visto 20 minuti prima non era poi il traghetto dove siete saliti, ma era un altro. Allora il problema di questo esempio qual è? Voi avevate un buon motivo di supporre, visto che non spesso arrivano i traghetti su quest'isola, avevate un buon motivo di supporre che questo fosse il traghetto che aspettavate, avevate un motivo
obiettivamente ben motivato di pensare che fosse il traghetto giusto, perché la probabilità che si trattasse di un altro traghetto era infinitamente piccola. Avevate anche avuto ragione, quindi avevate un'opinione vera ben motivata, ma nello stesso modo qualcosa era sbagliato. E che cosa non era giusto? Ecco, di questo si discute, perché molti dicono dovrebbe esserci anche essere un nesso causale adeguato tra quello che mi dà un motivo e il fatto per via del quale io ho una convinzione, eccetera. Questo nesso causale, la spiegazione causale di questa problematica, ma ci sono anche altri tipi di spiegazione. Ecco, questo è il sapere, e sembra questo un quesito filosofico astratto, se questo sia, diciamo, il termine adeguato, no, non si può mettere in dubbio, ma è molto importante questo, molto importante per la nostra tematica, perché i dati puri, meri, non costituiscono un sapere. I dati diventano sapere solo nel momento in cui uno ha dei buoni motivi di essere convinto del fatto che questi dati diano un buon motivo per credere a questo o a quest'altro, per considerare una cosa giusta. In altre parole, in una società che effettivamente, a differenza di altre fasi della società, è caratterizzata dal fatto che ottiene questi dati gratis, praticamente, a parte il tempo che uno deve impiegare per cercare le cose, o l'energia che naturalmente viene consumata per la ricerca di questi dati, ma diciamo praticamente questi dati li ottiene gratis, e sono anche delle enormi quantità di dati, e quindi adesso a tutti, e questo è quasi un ideale, ma comunque mette a disposizione questi dati a tutti coloro che se ne interessano. Ecco, ipso facto non è una società del sapere, ma è una società dei dati o delle informazioni. Diventa una società del sapere solo nel momento in cui le inferenze, quindi i rapporti giustificativi tra i dati, le teorie, le ipotesi, le inconvinzioni, appunto questa molteplicità di dati, sono così strutturati che la persona singola abbia nel rispettivo caso un buon motivo per la convinzione di una cosa che poi sia anche vera. A questo punto potrei parlare di un paradosso economico che non è così insignificante, banale, praticamente noto agli storici dell'economia. Il fatto che, per esempio, con la macchina a vapore oppure con altre apparecchiature tecniche che sono seguite, ci sia stata una esplosione di produzione, si può quasi parlare proprio di esplosione agli albori dell'industrializzazione in Europa. E questo sposta, diciamo, praticamente il peso dei grandi settori dell'industria nel Medioevo e anche nella storia moderna. Più del 90% della popolazione si occupava di ricorrere alle necessità basilari come cibo, vestiario, abitazione, quindi a cercare di approvvigionarsi queste cose. E nel momento in cui, con l'inizio dell'industrializzazione, è stato possibile, con un impiego di forze molto minore, di realizzare dei prodotti di massa, quindi prodotti di norma praticamente, con questi settori che prima si potevano appunto realizzare con un gran dispendio di energia, eccetera, a livello di economia globale sono diventati sempre meno importanti, quindi hanno avuto sempre un peso minore. Se noi abbiamo due settori, da una parte c'è un gran progresso tecnico, da un'altra parte un progresso tecnico minore, questa naturalmente è una questione che tocco così marginalmente, ci sono due possibilità: oppure o scompare il settore con meno produttività, oppure il peso di questo settore aumenta, perché il settore in cui il progresso tecnico è grande, l'onere, l'indispiego di energie, quindi anche i costi per poter acquistare queste merci, diminuiscono, e la tecnologia dell'informazione negli ultimi decenni sono un esempio drastico di questo processo, quindi della svalutazione molto veloce di prodotti di hardware attraverso appunto il progresso tecnico. È un esempio questo appunto di quella che è proprio la svalutazione monetaria molto veloce, la svalutazione monetaria di questi prodotti.
Quindi si può praticamente generalizzare e dire che per via del fatto che i dati sono accessibili in modo così semplice anche in questa entità, quindi in questa misura, i dati perdono il loro valore. E questa è una sfida per il settore dell'istruzione, perché il nostro settore dell'istruzione è abbastanza lento nei sensi di adattarsi alle sfide. E questo rispecchia il settore dell'istruzione, un'epoca in cui l'accessibilità dei dati era molto peggiore rispetto ad oggi. E quindi diciamo, il richiamo alle conoscenze del singolo e dei singoli era molto più importante. E questa è una cosa che si rispecchia ancora nel settore dell'istruzione e per questo dobbiamo chiederci proprio la motivazione, la questione del sapere invece ha un'importanza sempre maggiore e questa diciamo è una dimensione più profonda. Come possiamo, è una dimensione filosofica, come possiamo sapere, i realisti chiedono, come possiamo sapere cos'è un'opinione vera? La risposta potrebbe essere: noi in realtà non lo sappiamo mai. Quindi ogni motivazione è sempre un qualcosa di ipotetico, oppure, in altre parole, i realisti ragionevoli dovrebbero essere anche contemporaneamente dei fallibilisti, ma non dovrebbero essere dei certisti, devono sempre partire dal presupposto che anche la convinzione più ben motivata può essere falsa. Se io collego il realismo con il certismo, mi trovo di fronte a un problema che è stato discusso moltissimo nella filosofia della scienza in Europa fino proprio a rompersi le corna, cioè cos'è praticamente, come dicevano i filosofi del Medioevo, qual è il fondamento inconcussum, il fondamento irremovibile sul quale si basa la sua conoscenza. Cartesio, c'erano delle idee, aveva delle idee, quindi lui parlava di cogito, ma anche il Dio benevolente, ecco, e da qui partiva tutto, quindi poi gli empiristi logici dicono questi sono i nostri dati dei sensi all'inizio, poi sono i protocolli o meglio le proposizioni protocollari. Io dico sono tutte sciocchezze, nessuna di queste, diciamo, di queste concetti fondamentalistici nel senso di foundational di questi 300 anni di questa teosofia è diciamo risultata valida. Questo significa che il sapere o meglio la convinzione, anche le convinzioni meglio motivate possono essere false, quindi noi dobbiamo rimanere dei fallibilisti, non c'è nessun criterio che mi dimostra in modo molto chiaro quello che è giusto e quello che è falso. Quindi sempre più importante è la capacità di giudizio, la capacità di giudizio non è un fenomeno individuale. Mi sono sempre occupato di quello che divide o differenzia gli individui in base alla capacità di giudizio e fino ad oggi è una cosa a cui non so dare una risposta, secondo me, e vorrei darvi delle risposte negative. Secondo me dipende anche dall'intelligenza. Ma l'intelligenza da sola non garantisce una capacità di giudizio. Ci sono delle persone molto intelligenti che hanno una carenza di capacità di giudizio addirittura drammatica. Lo si vede perché cambiano la loro opinione in modo fondamentale ogni poche settimane. Dipende anche dal grado dell'istruzione, ma non così strettamente, cioè che un grado di istruzione porti per forza, istruito nel senso proprio di sapere, di avere determinate capacità di sviluppare dell'argomentazione, mi sono occupato di determinate teorie, ho naturalmente potuto esercitare la mia forza di pensiero in determinati campi, istruzione formale può essere utile, ma non è mai sufficiente per poter garantire una capacità di giudizio. Ma nonostante questo, o proprio per questo, io affermerei che formare la capacità di giudizio è l'obiettivo principale dell'istruzione. Quindi non le conoscenze, non la raccolta dei dati, eccetera, eccetera, ma proprio la capacità di formare la capacità di giudizio e questo significa sia a livello individuale che a livello collettivo e qui nascono i problemi, quindi soppesare dei motivi, deliberare, la deliberazione è il termine tecnico, quindi
quindi la deliberazione come veramente l'obiettivo principale dell'istruzione per via della, appunto, tecnologia delle informazioni. Ecco, questo dovrebbe essere secondo me al centro dell'attenzione, al centro dell'istruzione. Quindi la differenza tra individuale e collettivo, cos'è il sapere collettivo? Una forma molto banale di conoscenza collettiva è: prendiamo 7 persone e che sanno, ognuna di queste 7 persone sa che la risposta a un determinato quesito è P, quindi che in un contesto P è giusto. Questo significa che sono convinti del fatto che P sia giusto, che P sia vero, e hanno dei buoni motivi per, appunto, considerare che P sia giusto. Questa è una forma semplice e banale di conoscenza collettiva, ma non è quella più importante. Facciamo un secondo esempio. Se io dico: ci sono 7 persone che sanno come funziona un apparecchio tecnico. Questo però lo posso anche dire se nessuno sa come funziona questo apparecchio tecnico, ma se ognuno di queste 7 persone sa che, o meglio, ciò che sa uno in questo senso, in questo senso, in questa situazione, in quest'altra situazione, quindi quello che deve essere fatto per poter far funzionare questo apparecchio tecnico, e tutti sanno chi sa che cosa. Quindi praticamente una suddivisione dei lavori per poter funzionare questo apparecchio tecnico. Nessuno sa come funziona una centrale nucleare, per esempio, o anche un sistema di molto meno complesso, ma c'è una conoscenza collettiva che ci porta a sapere come funziona. Questa conoscenza collettiva non significa che tutti sanno che, ma il fatto che tutti sanno qualcosa, e che l'unione di tutte queste conoscenze parziali porta ad una conoscenza importante A e B, che tutti sanno ciò che sa l'altro. Senza praticamente questa aggiunta, senza questa replicazione, come direbbe David Lewis, senza questa replicazione non ci sarebbe una conoscenza, un sapere collettivo. Aggiungerei addirittura che se 7 persone sanno tutte che P è giusto, non hanno una conoscenza comune di P, ma solo se A, tutti sanno che P e B, io so che tu sai che tu e che tu sai che io so, eccetera, eccetera. Quindi che ognuno sa cosa sa l'altro. Senza la replicazione non c'è una conoscenza comune. Adesso potete bene immaginarvi quanto sia complesso, se si analizza il fenomeno in modo più complesso, perché abbiamo dei divari di competenza. Se due non sono d'accordo qual è il divario di competenza, ed entrambi dicono: io sono più competente di te, quindi hanno delle difficoltà a costruire una conoscenza comune. Se invece riconoscono questi divari, differenze di competenze, cercano delle convergenze, allora possono azionare dei processi della comunicazione, della deliberazione, che naturalmente portano ad una conoscenza comune, migliorano una conoscenza comune di queste due persone. E questo Platone lo chiamava sofrosune, quindi era la terza virtù cardinale secondo Platone. Secondo me proprio di questo si tratta. È un filosofo più moderno, di impronta più formale, con un approccio decisionale basato sulla matematica, che l'era praticamente aveva cercato di analizzare questo fenomeno. Poi ci sono degli studi che sono seguiti, e quindi si può esattamente riflettere come questa dinamismo, questa dinamica del sapere può partire, può funzionare, quali sono le premesse che sono alla base, appunto, di questa dinamica. Non è una questione così triviale, e mi sembra che questa dinamica venga messa alla prova dalla tecnologia dell'informazione contemporanea, come non lo è mai stato prima. Perché? Perché nei vecchi secoli abbiamo sviluppato delle diverse capacità di gatekeeping. Praticamente abbiamo avuto proprio dei processi che per secoli hanno portato addirittura anche a dei conflitti, tra l'altro cruenti. Per fare un esempio, una funzione molto importante di gatekeeping l'aveva la Chiesa Cattolica, per fare un esempio. Quindi il clero cattolico, catolo significa universale, cioè praticamente se ne poteva parlare prima che ci fosse lo scisma protestante. Questo significa che questo clero si è attribuito il diritto di poter formulare l'ultimo criterio della conoscibilità e di ciò che è ammissibilmente conoscibile, quindi anche della convinzione ammissibile. E naturalmente poi si diceva: se non sei d'accordo, questa è un'eresia, e abbiamo una traccia di sangue nella storia della Chiesa
cristiana in Europa. Galileo Galilei, pensiamo a Giordano Bruno, pensiamo, c'è una lunga lista di persone, Abelard per esempio, eccetera. E il fatto decisivo, e questo è una condizione costitutiva della storia moderna, che questa funzione di gatekeeping è stata abbattuta, e in fin dei conti è stata abbattuta in forma più o meno forte. Thomas Hobbes, per esempio, da lui suona così: le chiese devono pensare ai loro fatti, lo Stato è una questione completamente separata, la scienza e il commercio fioriranno se c'è un ordinamento pacifico, e quindi in un'unica mano, e le chiese lì non devono immischiarsi, sennò appunto è in pericolo questo ordinamento pacifico. Le chiese all'epoca l'hanno considerato un'eresia, e Thomas Hobbes è stato perseguitato, è stato in fuga tutta la vita per motivi appunto politici e per appunto via della persecuzione religiosa o clericale. Ed è ironico il fatto che questa persona, che è nata proprio tra gli orrori della guerra dei Trent'anni, quindi delle guerre di religione in Europa, che aveva appunto detto "io sono nato tra gli orrori e della guerra", è stato perseguitato tutta la vita ed è vissuto fino a 91 anni di età, e con questo fino all'ultimo ha lavorato in modo molto produttivo, tra l'altro, e quindi ha confutato una tesi centrale anche di Frank Schirmacher, che è morto poco tempo fa, ma anche di Platone, Isocrate, eccetera, una tesi appunto che in base alla quale non sarebbe stato naturale vivere più di 40 anni. Ecco, questo si pensava a quell'epoca. Quindi gatekeeping, ripeto. Una delle argomentazioni degli euforici all'inizio dell'epoca dell'internet, dell'era dell'internet, era: finalmente siamo liberi, non abbiamo più una funzione di gatekeeping, non c'è più nessuno che sia predefinisca ciò che entra nella coscienza pubblica, ciò che ci impegna la mente, eccetera eccetera. Quindi praticamente ognuno, ogni singolo adesso può praticamente partecipare ad un grande gioco di quella che è la formazione di un'opinione, nello stesso modo con gli stessi diritti. Con gli stessi diritti significa anche con la stessa capacità di influenzare questo processo, questi processi. Dall'inizio era chiaro che questa è una grossa illusione, che deve essere una grossa illusione per motivi matematici molto semplici. Immaginate quante siano le possibilità di interazione tra i partecipanti ad un discorso, a un dibattito di questo tipo. Si tratta di cifre gigantesche, naturalmente, e quindi praticamente c'è una comunicazione caotica che non può funzionare. Per questo naturalmente si sono poi creati e cristallizzati, e i matematici potevano immaginarlo subito, delle conoscenze, o meglio delle opinioni pubbliche parziali, con degli ete comuni, quindi plurale di eto, regole comuni su come appunto portare avanti un progetto comune come questo, come Wikipedia, che ha delle regole, ci sono delle regole che regolano come si discute, eccetera. Quindi praticamente c'è uno spirito realistico, diventa quasi una caricatura, secondo me, perché si è caratterizzati qui dall'idea che c'è una condizione, un risultato che giustifica o dimostra una tesi, e quindi che la comprova come essere vera o falsa. Ecco, in questo modo si creano sempre delle forme nuove della strutturazione della comunicazione, e non c'è nulla da dire in contrario. Inizialmente ciò che noi abbiamo visto negli ultimi anni e che è entrato nelle nostre menti, nelle nostre coscienti sempre più forte, è che queste nuove forme della strutturazione e di gatekeeping praticamente siano impregnate da interessi economici. Gli algoritmi dei motori di ricerca non sono obbligati solo alla ricerca della verità, ma sono legati naturalmente a degli interessi commerciali, le funzioni diverse che hanno i cellulari, gli smartphone, le funzioni che noi utilizziamo, è difficile non poterlo fare, sono naturalmente anche guidati da interessi commerciali. Lo scandalo dell'NSA è interessante perché contrasta l'idea del fatto che
che ha accompagnato per decenni la tecnologia dell'internet, cioè che noi viviamo in un'era in cui ogni persona singola può decidere per lei ciò che lei, questa persona, per via delle sue convinzioni e per via dei suoi rapporti rispetto agli altri, voglia comunicare o no, e che in questo mondo praticamente ognuno sia responsabile per se stesso e le cose siano tutte nell'ordinamento migliore. Lo scandalo è dell'NSA, o il fatto che appunto questi ci sia stato questo controllo massiccio della comunicazione da parte di un servizio segreto americano che ha in dotazione miliardi di dollari all'anno per poterlo fare, ecco, che ha naturalmente portato ad una protesta tale, dimostra che c'è stata praticamente un'illusione, che questa idea era accompagnata da un'illusione, questa idea di una comunicazione basata sull'internet. Il fatto che appunto questa forma dell'autocontrollo è sufficiente per evitare l'abuso. Io sono stato toccato stranamente dal fatto che tutto questo dibattito su WikiLeaks, quindi Assange e naturalmente anche il Snowden, ma all'inizio lo scandalo era appunto era nato perché Assange aveva detto, era iniziato perché le cose che erano segrete all'improvviso erano diventate pubblico. I critici l'hanno interpretato in questo modo, che la funzione di tutela della segretezza era messa in pericolo, ma secondo me questo naturalmente era solo un pretesto. In realtà WikiLeaks ci ha dimostrato che noi non viviamo appunto in un mondo in cui la democrazia realizza veramente dei principi base che sono costitutivi della democrazia. Immanuel Kant nel 1795 per la pace perpetua, come criterio per l'alleanza per la pace mondiale, ha messo la pubblicità dello Stato, quindi la pubblicità non dell'individuo ma dello Stato. Pubblicità cosa significa? Che nessun Stato può stipulare dei trattati segreti con un altro Stato. L'idea della pace democratica, che poi si è dimostrata empiricamente vera 200 anni fa, come empiricamente vera, è stata analizzata da Doyle, non c'è stato ancora nessun parere contrario. Questo non afferma che la democrazia o le repubbliche non possano fare delle guerre, ma che le democrazie e le guerre e le repubbliche non debbano fare delle guerre tra di loro. L'argomento che avevamo appunto nel 1795 per la pace perpetua, che naturalmente deve essere concretizzato, questo argomento è che le democrazie si basano su un determinato ethos, e a questo ethos appartiene il fatto che i governi, su incarico diciamo della popolazione, agiscono come collettivo e che le loro azioni si sottopongono al criterio della pubblicità. Questo significa che tutti che sono sottoposti alla valutazione di ognuno alla stessa maniera, e quindi è difficile in questo modo fare delle guerre contro le repubbliche o democrazie. Mischio questi termini, anche se dovrebbero essere divisi da Kant, ma per il nostro scopo possono essere utilizzati insieme, quindi li posso praticamente utilizzare senza separarli. E perché? Perché doveva essere giustificato perché un altro Stato, che anch'esso si basava sul principio della pubblicità non solo, ma sull'idea dell'autonomia delle persone, l'idea dell'autonomia delle persone è la base del contractus originarius, pactum sociale, quindi la capacità generale di approvazione delle leggi in Kant, e per questo in un ordinamento democratico l'approvazione pubblica, il dibattito pubblico è incorporato. Questo significa che noi saremmo capaci di attaccare un altro paese con la minaccia di uccidere alcuni dei propri cittadini o delle proprie cittadine, ne saremmo capaci nonostante abbiamo un ethos comune su come decidere in comune in base al principio dell'autonomia e dal punto di vista in base al criterio della pubblicità. Questo in sintesi è la giustificazione della teoria della pace democratica.
Questo fenomeno strano, particolare, il realismo che ha dominato per decenni, oggi magari non proprio in questa maniera, quindi proprio il realismo delle relazioni internazionali, un realismo un po' diverso da quello di cui parlavamo prima, ma la tesi è che l'ordinamento internazionale è un ordine naturale nel quale ogni attore, quindi ogni Stato, segue i propri interessi e non invece dei principi culturali. Questa teoria, con appunto la conferma delle teorie di Kant, della pace democratica è cambiata. Torniamo a WikiLeaks. Quello che ha dimostrato WikiLeaks è che il criterio della pubblicità de facto non è rispettato. Questo è lo scandalo reale. Magari non è stata fatta la cosa in modo così chiaro, ma lo scandalo è questo, perché da questo, leggendo appunto questi telegrammi, per esempio, si vede che l'opinione pubblica non è stata sviata ogni tanto, ma milioni di volte in modo sistematico. Quindi questi telegrammi tra gli ambasciatori degli Stati Uniti d'America nei paesi arabi che dicevano appunto che ci sarebbe stato un interesse notevole a confrontare, per esempio, l'Iran con delle opzioni militari e che fosse intimidito appunto con queste opzioni militari, interesse appunto che condividono anche i nostri amici arabi, quindi l'Arabia Saudita, eccetera, mentre a livello ufficiale nei congressi nel Medio Oriente veniva affermato esattamente il contrario e il governo degli Stati Uniti affermava appunto il contrario. Per esempio, il governo degli Stati Uniti aspirava appunto a una collaborazione con il governo turco, a fare ammettere la Turchia nell'Unione Europea, mentre appunto l'ambasciatore sul luogo invece diceva che la Turchia si trovava sulla strada di un islamismo, quindi diventare un paese islamico. Allora, questo è effettivamente lo scandalo vero e proprio, il fatto che il criterio della pubblicità nella politica estera, perlomeno degli Stati Uniti d'America e in altri paesi, ma anche se non in modo così drastico, ma in Francia, nella Gran Bretagna e in Germania, non è rispettato. Con questo si mette a rischio la pace democratica. Assange ha naturalmente fatto qualcosa di interessante perché con molte persone che avevano la stessa opinione, lui nasceva da un movimento che si chiamava criptoanarchici all'epoca, quindi si trattava di un movimento non di anarchici segreti, perché si potrebbe fraintendere in questo modo, ma era un movimento che non voleva che la comunicazione in internet venisse letta e di conseguenza era arrivata a ricorrere alla cifratura. Quindi, e questo è un tema che è diventato molto attuale. Adesso ci sono diversi sistemi di cifratura appunto per evitare che appunto questa comunicazione via internet sia pubblica. Quali sono le conseguenze che ne possiamo trarre? Soprattutto che la pagina, o meglio la rappresentazione quasi da pagina culturale dei giornali, dell'ethos dell'internet, dell'ethos della nuova tecnologia dell'informazione, cioè la presunta disponibilità ad una trasparenza ampia, ad una divisione praticamente, o meglio da abolizione della divisione del privato e del pubblico è una chimera, non è così, ma proprio l'avanguardia degli attivisti dell'internet volevano esattamente il contrario, cioè evitare che la comunicazione privata venisse naturalmente ascoltata da grandi gruppi o addirittura dai servizi segreti dei governi. L'idea che l'internet sia una tecnologia che abbatte la vecchia distinzione tra il pubblico e il privato, la rende obsoleta, e questo nuovo mondo meraviglioso nel quale tutti possono rendere pubblico le questioni private, è una chimera, non corrisponde alla realtà. E questo ci porta alla questione di quale conclusione etica e politica ne possiamo trarre. Toccherò tre aspetti etici. Il primo aspetto etico, e sarò molto breve, non c'è da dire moltissimo, è quello dell'inclusione. Le società democratiche vivono dell'idea dell'inclusione. Secondo me, nessuno ha spiegato questa idea meglio di John Dewey in Democracy and Education. L'idea che l'offerta formativa statale debba essere tale Grazie.
che tutti possano concorrere alle interrogazioni e ai discorsi essenziali per la società politica, questa espressione non è di Dewey, che si possano quindi fare un'opinione, il che pone la scienza di fronte ad una sfida perché essa deve formulare in maniera tale da essere compresa. Quindi, primo punto, primo requisito, l'inclusione. In altro modo una democrazia non può funzionare. Alcuni anni fa, in occasione di un congresso, ho argomentato a favore del fatto che l'accesso all'internet sia, tra altri, un diritto umano, non perché sia sempre stato parte, diciamo, del codice dell'Inter dei diritti umani in modo latente, ma proprio allo stesso modo in cui alcuni diritti sociali minimi nel frattempo sono stati dichiarati diritti umani, perché l'esclusione da questi diritti individuali limitano appunto le persone umane, le persone singole, escludono queste persone dalla società, dalla comunità. L'accesso all'internet dipende dalla questione empirica: qual è il ruolo dell'internet? Perché se questo ruolo nel frattempo si è sviluppato in modo tale da essere precondizione per la partecipazione ai principali processi comunicativi, ai processi interattivi in generale, allora la partecipazione diventa appunto un diritto umano. La tesi del digital gap, divario tecnologico, che è stata molto attraente per molto tempo e non viene più sostenuta adesso, perché lo sviluppo è molto chiaro, cioè quindi anche nelle regioni più povere nel mondo adesso si diffonde moltissimo la comunicazione in internet, quindi è una questione di anni e avremo appunto questo accesso dappertutto con pochissime eccezioni, quindi ci sarà un'inclusione. Secondo aspetto etico, ci sono tre, o meglio due condizioni costitutive indiscusse della comunicazione riuscita. E non è nemmeno stato messo in circolazione da dei moralisti, ma da validi e importanti filosofi, dalle argomentazioni basate sulla teoria del significato, con argomentazioni semantiche. Si tratta della cosiddetta semantica internazionalistica, Grice, Lewis, Bennett, soprattutto David Lewis, nel suo saggio degli anni 70, Language and Languages, e prima aveva scritto il libro Convention. E aveva detto che l'importanza di termini che noi utilizziamo nella comunicazione non sarebbe stabile se non si rispettassero due condizioni basilari, o meglio in gran parte perlomeno: innanzitutto la truthfulness, quindi la veridicità, e dall'altra parte trust, quindi la fiducia. Che cosa significa? Se le persone affermano qualcosa sono convinte del fatto che sia vero, che sia così, questo non significa. Sono convinti che sia così non significa che sia vero. E se io ascolto qualcuno che afferma qualcosa, parto dal presupposto che la persona sia convinta del fatto che sia giusto quello che afferma, quindi fiducia. Se queste due condizioni vengono violate regolarmente e in modo sistematico, succedono molto di più di quanto non sia una semplice irritazione, perché qualcuno potrebbe appunto arrabbiarsi, eccetera. Che cosa succede? L'importanza, o meglio il significato delle espressioni utilizzate, non sarebbe più stabile, si cambia, si trasforma il significato con l'atto comunicativo. Per questo bisogna essere molto chiari su questo. Un linguaggio ironico è parassitaria in un certo senso, funziona finché il grosso della comunicazione non diventa ironico, perché se il grosso della comunicazione diventa ironico non esiste più l'ironia. Oppure, questa è un'argomentazione vecchia di Immanuel Kant, perché lui diceva: se le persone si fanno delle promesse mendaci regolarmente, non è solo un problema, ma non esiste più l'istituzione della promessa. E questa, l'istituzione della promessa, scomparirebbe in questo modo. Due condizioni. La terza condizione che si aggiunge è il contenuto di realtà delle affermazioni che si riferiscono al mondo. Ciò potrebbe valere, calzare molto bene anche per imperativi, per le norme, eccetera, ma non ne voglio parlare in questa sede. Questi tre postulati non sono una cosa ovvia, molto spesso non vengono rispettati. E bisogna chiederci quali sono le condizioni comunicative in base alle quali aumenta o diminuisce la possibilità, la probabilità che queste vengano rispettate o violate. E possiamo dire che più è stretta l'interazione comunicativa,
più c'è una comunicazione face to face, più precisamente so qual è l'autore di una determinata tesi, opinione, eccetera, più forte è il feedback che viene dato da una persona all'altra. Questo può essere un fenomeno molto complesso perché eventualmente partecipano molte persone a questa discussione, più converge il mio interesse alla cooperazione, interazione, comunicazione con il mantenimento di queste regole, con il rispetto di queste regole. Questo è un principio generale. Dove abbiamo un'interazione sociale molto stretta e più è stretta questo fenomeno, più convergono gli interessi personali e, diciamo, la conformità alle regole, per esempio veridicità, fiducia, attendibilità. Per questo lo Stato è molto cauto, meglio il diritto penale è molto cauto. Laddove l'interazione diventa più fragile, più puntuale, la paternità di un'opera eventualmente non è conosciuta, più semplicemente erodono questi principi fino a dissolversi. E poi c'è un terzo aspetto: se la comunicazione o gli atti comunicativi vengono incorporati, sembra che parli Habermas, io non sono d'accordo su molti punti di Habermas in questo caso qui, vengono incorporati appunto in progetti grandi strategici, per esempio quello di vincere o di avere più voti nella prossima elezione politica, l'istrumentalizzazione della comunicazione porta ad un'erosione delle sue premesse costitutive. Una parte del dibattiti della campagna elettorale non sono una vera e propria comunicazione, ma qualcosa di diverso, si ascoltano gli interessi di alcune parti, di alcuni partecipanti singoli e, diciamo, non succede semplice, molte volte ci sono anche dei dibattiti più seri, ma di solito ci si limita a quello. Questi sono quelli che mettono a rischio il principio della comunicazione. Allora, dobbiamo chiederci, vale questo anche per la tecnologia dell'informazione? Se sì, in che misura? Dobbiamo guardare la cosa in modo differenziato. Allora, ci sono i tecnofobi, diciamo, o quelli che hanno una visione apocalittica, che dicono con l'internet non sono più rispettate tutte le condizioni per un'elevata conformità con le regole fondamentali che costituiscono la comunicazione, cioè veridicità, fiducia, attendibilità, che finisce nel nulla. Per esempio i social media, non tutti gli aspetti dei social media, ma un aspetto dei social media è che delle persone si, in grande percentuale perlomeno, con nomi veri, quindi nomi reali o eventualmente anche con informazioni biografiche eccetera, che si presentano, che sono reperibili, c'è un feedback, e quindi anche se viene fatta via internet ci si trova in presenza di una comunicazione face to face. In molti fuori questo non succede, non so con chi ho a che fare, non so se parlo con un uomo o con una donna, non so quali sono gli interessi che appunto seguono determinate offese eccetera, non so come difendermi da determinate offese, e quindi in questi fori l'anonimizzazione e la diminuzione della comunicazione face to face porta ad un scioglimento delle condizioni costitutive della comunicazione, che viene erosa alla fine, non ha più luogo, anche con la puntualità dell'interazione. Eventualmente gli interessati interrompono la comunicazione perché si lasciano offendere una volta, ma magari una seconda volta non più, e a quel punto si interrompe la comunicazione, per cui uno dice non so neanche cosa vogliono da me quegli altri. Quindi è una questione ambivalente, la tecnologia dell'internet è ambivalente per quanto riguarda questa tematica. Si creano delle forme particolari di comunicazione, degli nuovi ete, plurale di ethos, quindi nuovi ete che possono essere molto precisi da una parte, possono essere invece vaghi e muoversi. Ho parlato di Wikipedia prima, che è una, diciamo, ethos relativamente esplicito, ma in altre community, in altri fori, si creano degli ete o degli nuovi, e questa ricerca affannosa, questa lotta per il contenuto dell'ethos della rispettiva comunicazione dimostra innanzitutto quanto sia importante l'ethos per la comunicazione, e dall'altra parte che molti, se non tutti, anche i partecipanti alla comunicazione internet, sono interessati al fatto che la comunicazione resti funzionale, che praticamente
ovviamente la comunicazione non muti, non diventi qualcosa che non ha nulla a che fare con la comunicazione. Ora, per concludere, vorrei toccare alcuni aspetti politici. E da una parte è quello di teoria della democrazia. Allora, possiamo renderci chiaro questo. Prendiamo, per esempio, i quattro paradigmi principali della democrazia. Il primo paradigma è quello di un attore collettivo, quindi costituito dalle decisioni maggioritarie. Questa è la democrazia, l'attore collettivo. Secondo, ciò che noi colleghiamo in Germania con il nome Habermas, negli Stati Uniti forse si collega di più con il nome Henry Richardson e altri, quindi il concetto della democrazia come foro, agora, quindi come una piattaforma, in un certo modo, un foro nel quale vengono presentati diversi progetti, si spiega il pro e il contro, dibattito che viene poi trasmesso, eccetera, alla fine per arrivare appunto ad un'opinione che venga naturalmente rispettata dalla democrazia. Beh, è importante che esista un foro, ripeto, di questo tipo. Terzo, la comunità. Ed è sempre stato, diciamo, il movimento contrario comunitaristico, quindi prima che si parlasse di comunità, come Hegel ed altri che dicevano la base di tutta la politica di democrazia, Hegel non parla, è la appartenenza ad una comunità, la creazione di una comunità e che produce, porta dei valori e quindi costituisce la mia persona morale, pensiamo a degli hegeliani contemporanei come Charles Taylor. E quindi ci sono degli interessi che vengono ponderati gli uni con gli altri, poi i lobby naturalmente sono legittime, in questo caso addirittura necessarie per questo processo di negoziazione, e alla fine si arriva ad un compromesso. Cosa può essere, se non altro, la democrazia? Poi ogni 4 o 5 anni poi eventualmente si può votare e vedere se la direzione di un determinato processo è giusta o meno, se debba essere sostituita. Allora, prendiamo questi quattro paradigmi: l'attore collettivo, il foro, la comunità e il mercato. Allora, questi quattro paradigmi della democrazia. Allora, possiamo dire che la comunicazione via internet, questa nuova comunicazione delle tecnologie e dell'informazione, sono in armonia con il modello di bargaining che ho detto come ultimo. Quindi praticamente la possibilità di scambiarsi le opinioni, di comunicare, di formare un'opinione anche in opinioni pubbliche particolari. Ecco, questo processo di bargaining è diventato più differenziato. Ci sono delle voci nuove che ascoltiamo, che prima non avevano una possibilità di essere ascoltate. Gatekeeping. Il problema consiste nel fatto che fino adesso la comunicazione via internet ha difficoltà ad arrivare ad un livello che diventa veramente efficace a livello politico. Poco tempo fa ho parlato più volte con capi di giornali, quindi redattori capo di giornali tedeschi, di riviste tedesche, anche di emittenti televisive come il ZDF, secondo canale pubblico, e all'unisono c'era un'irritazione in queste persone. Per esempio, nel caso dell'Ucraina, quello che tutti i media principali, dallo Spiegel alla televisione tedesca ZDF alla Süddeutsche Zeitung, appunto, non si rispecchiavano nella comunicazione via internet. Questa non può assolutamente essere una strategia di marketing di Putin, il fatto che questa non si rispecchi nella comunicazione internet. Dobbiamo chiederci invece come mai, come può succedere. Ci sono diverse teorie, come si arriva a questa discrepanza. C'è stato un sondaggio poco tempo fa, vedendo se si dovevano avere più misure contro la Russia, eccetera. Quindi anche se lì ci sono delle voci più caute rispetto all'inizio, e il 9% della popolazione ha un'opinione che corrisponde ad una discrepanza. Questo è un esempio, per esempio, non voglio fare nomi, del fatto che dei capi redattori che hanno un'influenza, oppure editori molto influenti, dicono: bene, noi forse dovremmo cambiare la rotta in un certo modo, dare più spazio a queste voci che si rispecchiano appunto in internet, che fino adesso nelle media principali non sono rispecchiati, per non affondare rispetto appunto a questa tendenza che si rispecchia nella comunicazione via internet, ma che non troviamo appunto nei media della carta stampata e nella televisione. Quindi, modello di bargaining,
compatibilità. E il modello comunitaristico, anche questo è compatibile. Il modello comunitaristico ci dice si creano delle comunità e queste comunità sono la base della democrazia, sono comunità diverse, devono negoziare tra di loro, la democrazia quindi come modus vivendi di comunità diverse, quindi una un'idea pluralistica del comunitarismo secondo Michael Bolzer e altri. Benissimo, la comunicazione via internet permette la creazione di nuove comunità che ci erano già prima eventualmente in sintesi ma che adesso sviluppano le proprie forze, le possono valutare con la creazione di gruppi, con la partecipazione di questo o quello. Anche qui possiamo dire che c'è una buona compatibilità. Se però si considerano i primi due, quindi la democrazia come attore collettivo costituito democraticamente e la democrazia come foro, agora oppure deliberazione, se consideriamo appunto questi due, la cosa diventa più difficile. Inizio con il secondo. Come foro. Il foro premette che ci sia un'opinione pubblica comune che comprende tutti. Questo non viene divisa solo attraverso la privatizzazione della televisione, è stata proprio divisa dalla privatizzazione della televisione, ma è stata divisa palesemente dalla modifica delle abitudini della comunicazione. Le ore che vengono citate in base alle quali le persone, giovani e vecchi, stanno davanti alla televisione sono enormi. Qualcuno mi chiede ma come fai a fare tutto quanto? Io dico ma risparmio 3-4 ore dove altri invece sono davanti alla televisione. E se poi consideriamo anche le ore che delle volte sono in sovrapposizione a quelle in cui uno sta davanti alla televisione, ma ore in cui uno svolge delle attività social media, eccetera, allora qui o internet, attività internet, allora si arriva a delle ore giornaliere, 5 ore e mezzo al giorno o di più, quindi un numero ingente di ore in cui questi media giocano un ruolo molto importante, anche se sono un po' scettico riguardo a queste cifre, se siano veramente affidabili o meno. Vabbè, comunque si può dire che in questi due media la funzione di agora della creazione dell'opinione pubblica è, diciamo, diminuita, non c'è più un dibattito aperto a cui partecipa tutta la popolazione interessata alla politica per crearsi appunto un'opinione. Quindi pensiamo alla trasmissione leggendaria di Anstorf in Germania, Der Frühschoppen, quando era la mattina di una domenica, non mi ricordo più esattamente, ma voi siete tutti troppo giovani, non potete ricordarvelo e anche per me è un ricordo di gioventù. Comunque non c'è più questo oggi, come oggi si può dire, forse potrebbe essere una nostalgia, non ci sarà più qualcosa di questo tipo, questo è chiaro, ma in questo c'è un problema nella democrazia perché le persone non sanno più, non sono informate su quello che succede. Cameron, il premier britannico, ha scritto oggi un articolo nella Süddeutsche Zeitung che gronda di cinismo perché bisognerebbe leggerlo molto bene, poi che l'abbia scritto lui o che l'abbia scritto qualche collaboratore dell'ufficio stampa è un'altra questione, ma uno di questi cinismo dice le persone non si interessano dell'elezione del presidente della Commissione europea ma più per i risultati del campionato di calcio, per questo noi possiamo fare quello che vogliamo, non dobbiamo seguire l'opinione pubblica, praticamente questo è il messaggio. Non credo che Cameron abbia ragione, ma sicuramente aveva ragione nel fatto di che il numero delle persone che hanno delle conoscenze di base su quello che viene trattato a livello politico è calato in modo misurabile, in modo massiccio. Contemporaneamente, questo è interessante, c'è una gegentendenza, c'è una ripolitizzazione soprattutto tra i giovani nella comunicazione via internet, che però molto poche volte è rilevante dal punto di vista politico o efficace dal punto di vista politico. Quindi qui c'è un'ambivalenza, la particolarizzazione delle strutture delle comunicazioni non è iniziato con l'inizio dell'internet, soprattutto con la privatizzazione della televisione, delle emittenti radiofoniche, era già iniziata, ma comunque questo salta agli occhi e mette a rischio la base deliberativa della democrazia, se li si considera importante. L'ultimo esempio, l'ultimo
paradigma che avevo già citato all'inizio è quello dell'attore collettivo e questo è particolarmente complicato. Un movimento giovane tra liberali di sinistra e libertaristi di sinistra con degli sprazzi sociali che erano nati appunto dall'indignazione di giovani perché i diritti di autore di determinati autori avevano creato delle difficoltà nello scaricare, nel fare un download in internet, quindi parlo dei pirati. Ecco, questi hanno fallito dopo molto poco tempo. Perché? Qualcuno qui seduto sa perché io sono dell'opinione che abbiano fallito, perché non conoscevano il teorema di Arrow. Il teorema di Arrow, Kenneth Arrow dell'inizio degli anni 60, questo teorema praticamente dice che non è possibile soddisfare le condizioni elementari, addirittura triviali, della razionalità collettiva simultaneamente attraverso un processo aggregativo, una procedura decisionale collettiva. Il problema di questo teorema di Arrow è tanto più drammatico, tanto più partecipano a questo processo decisionale, tante più alternative esistono, quindi la probabilità di preferenze cicliche collettive aumenta in modo monotono con il numero dei partecipanti al processo decisionale e al numero delle alternative. Per questo la liquid democracy, e questo è dimostrato matematicamente nel 1963, non molto bene, ma nonostante questo ha meritato un premio Nobel, ma in questa dimostrazione ci sono delle grosse carenze, ecco, non può funzionare. Punto. Non può funzionare. È logicamente escluso il fatto che possa funzionare. E questo l'hanno praticamente toccato con mano quasi tutti i movimenti di democrazia di base. Prendiamo tutti questi movimenti erano di democrazia di base. Per esempio, i Verdi hanno appunto vissuto un processo doloroso di trasformazione per dei decenni fino a quando si sono resi conto del fatto che dal punto di vista della democrazia di base non può funzionare. Il problema consiste nel teorema di Arrow, nel fatto che con una molteplicità di persone che partecipano al processo decisionale e alle alternative, le cose devono diventare caotiche e questa caotizzazione porta a far sì che i risultati delle procedure decisionali collettive diventano arbitrari oppure, come dicono quelli che si basano sulla teoria delle decisioni, dipendenti dal percorso, path dependent, dipende quindi dal quale la procedura che viene seguita. Secondo quale procedura si giunge alla formazione di opinione, si sovrappone teoria di Arrow con quello di Kiba Zettathwaite all'inizio del 1970, indipendentemente da loro. Alan Gebhardt, che era un filosofo, e l'economo Kiba Zettathwaite, dicevano che praticamente questa universalizzazione, anche se può essere molto simpatica, del appunto principio democratico, non può funzionare. Questo però è un grosso contraccolpo, un regresso, diciamo, per tutte le idee idealistiche del processo decisionale democratico. Nel caso dei pirati, per tornare a quello che dicevo prima, salta agli occhi il fatto che il modo in cui praticamente l'ethos del processo decisionale, il modo in cui è stato descritto, anche considerando tutte le villainie, i fenomeni di mobbing che esistevano, soprattutto perché questi giovani erano meno insensibili di politici che svolgono la funzione politica da decenni, che questo era, diciamo, sostenuto da un ethos della veridicità e della fiducia e addirittura della attendibilità. Quindi loro, alcuni vecchi cinici dei sessantottini, hanno cominciato a dire: ma che cosa vogliono sti giovani? Ma come possono essere così ingenui? Vogliono vedere esattamente come succedono le cose, tutti portano le loro argomentazioni, ognuno ascolta quello che dicono gli altri, poi si decide. Quindi bellissimo, c'entra la verità, non gli interessi, era proprio il modo. Il motto allora importante è la verità, non gli interessi. Purtroppo non ha funzionato e non è un caso e non è un fallimento che capita per caso, ma dipende appunto dalla modalità del processo decisionale, quindi
del numero dei partecipanti, dal numero elevato delle alternative e anche poi dalle condizioni minimali della democrazia, parola chiave, liquid democracy. Non è morta questa illusione, ogni tanto sale a galla, indipendentemente adesso dal declino di questo partito, ma bisogna naturalmente accantonare questa illusione. Anche l'internet non può praticamente far nulla contro questi nessi logici, non può violare contro questi, non può contravvenire a tali nessi logici. Ecco, questi erano degli aspetti etici e addirittura politici della comunicazione via internet. E adesso desidero tornare un attimo a quello che ho detto all'inizio e concludere la mia presentazione in modo di nuovo filosofico. Se fosse così, che il modo della comunicazione umana, dovesse ristabilire sempre i principi di base sulla quale si basa la nostra comprensione, se lo dovesse o lo potesse fare, quindi dovessero essere di nuovo stabiliti con ogni modifica tecnica o culturale o economica, allora in realtà sarebbe completamente enigmatico come noi abbiamo potuto comunicare attraverso le epoche, le culture, quindi come sia stata possibile questa comunicazione. È sorprendente, anche interessante quando uno impara una lingua straniera. C'è un limite della traducibilità da una lingua all'altra, perché anche qui si può dire molto dal punto di vista filosofico, perché questo dipende naturalmente dalle prassi diverse che esistono nell'utilizzo delle espressioni appunto linguistiche, che non possono essere tradotte a uno, perché appunto queste prassi sono diverse da una cultura all'altra, da una cultura particolare ad una cultura particolare, e quindi c'è della tensione in questo campo. Nonostante questo, è possibile comunicare in modo interculturale e interlinguale, problematica della traduzione, ma e quindi è importante comunicare anche al di là delle epoche. Ed è palesemente chiaro, a parte alcune eccezioni, leggere dei testi che sono di 2500 anni fa, di leggerli, di interpretarli, di comprenderli, se no non dovremmo neanche iniziare a parlare di Platone o di Aristotele. Questo però premette che, a parte tutto quello che può essere modificato, debba esistere un nucleo di cose che non possono essere modificato, che costituiscono una invarianza relativa, abbastanza graduale. Ecco, chiamiamola la condizione umana, a questa condizione umana appartiene il fatto che le persone siano in grado di capire le intenzioni degli altri e che il nostro comportamento di comunicazione possa essere interpretato nel modo che io cerco con determinata espressione, con importanza di esprimere quelle che sono le mie opinioni nei confronti di un interlocutore, dargli dei motivi del fatto che io ho delle convinzioni o che voglio prendere determinate decisioni. Ecco, questo gioco del motivare mi sembra che sia molto invariante proprio nelle sue strutture, che sia rimasto invariato nelle epoche, nelle culture. Quindi le condizioni quadro cambiano ed è per questo importante che debbano essere adattate. Poi bisogna anche vedere come poter mantenere gli essenziali, quindi il contenuto essenziale della comunicazione. L'internet, secondo me, non è un motivo sufficiente per cambiare questa condizione umana. Al contrario, si potrebbe dire che i principi dell'umanismo, come quello del rispetto all'individuo, la capacità di farsi un'opinione, avere una certa distanza nei confronti di manipolazione, tentativi di influenza, non sono mai stati attuali come oggi, e che questa idea della costituzione umana, non solo della comunicazione ma anche dell'interazione e della coesione sociale, è oggi più attuale di quanto non sia stato in passato. Grazie.